Ragazzi, è appena successa una cosa bruttissima, porca puttana. Vi siete persi 10 minuti di video. Porca paletta. Ok, ragazzi, vi riassumo brevemente quello che abbiamo fatto in questi minuti. Mi ha dato registrazione e uscita, ragazzi, voi non immaginate l'odio che adesso sto sprovando in questo momento nei confronti della telecamera. Ragazzi, abbiamo salvato Greninja, come potete vedere, il personaggio che sto utilizzando adesso. Abbiamo aperto questo pozzolino dove c'erano alcune 5.000 monete per questi personaggi. Qui siamo andati su questa nuvoletta qui che ci chiede quali da questi spiriti con poco godo musicale, che adesso devo vedere se è la strada principale o no. Ma io intanto sto andando qui sotto, abbiamo appena salvato Lloyd. Uno spirito da Animal Crossing, non mi ricordo più neanche quale gioco era. Però adesso continuiamo a proseguire in questa direzione, sperando che non si blocchi nuovamente la registrazione e non mi dica registrazione non riuscita. Ok, allora vediamo. Azura, da non ho letto cosa, ma sicuramente Fire Emblem. Vediamo. Fire Emblem, guarda, non avevo dubbi, guarda. Guarda, ragazzi, quanto mi rompe quando succedono queste cose. Mi è successo già una seconda volta che mi scomparisse la registrazione, praticamente, che mi si cancellasse a caso. Mi è successo. Porca vacca, mi ha colpito. No, 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 no,
No, ho letto ragazzi le condizioni di questo, combattimento. No, e basta, mi ha colpito ancora. No, ho capito perché c'è ancora lo smash finale. No, ho capito, raga, devo... Mi sono dimenticato di leggere le condizioni di questo combattimento. Mo c'ho una bacchetta, lo scelgo stella, ma ti ammazzo. No, non funziona, via. Ragazzi, è mezzo successo in smash finale improvviso, ecco cos'è. Beh... No, no, no. Niente. Riproviamo. Ragazzi, ovviamente questa roba della registrazione non è riuscita, mentre successivamente stavo registrando una volta degli episodi di Monster Hunter World e mi si è cancellato non 10 minuti, 30 minuti. 30 minuti di registrazione cancellati. Registrazione non riuscita, ragazzi, immaginate la rabbia. Vedere farla fuori subito, perché questi sono quei combattimenti in cui o vinci subito o muori. Le faccio forte queste provate che mi tirano un pochino sui morale. Mannaggia, registrazione non riuscita, cioè veramente ho passato lo sguardo, registrazione non riuscita, meno male che me ne sono accorta. Adesso c'è un personaggio, lo sapevo, Corrin da Fire Emblem, chiaramente guarda, mai Corrin, che è il suo verso originale, è maschio, cioè Corrin, da quanto ho capito, c'è la versione femminile, ma da quanto ne so in realtà è un maschio, quindi. Però può essere anche una femmina, non ho capito molto bene questa cosa. Come al solito, vedete qual è il problema di un grosso dei giochi? È questo, che poi dopo faccio delle figure di merda che non so perché. Hanno messo le versioni femminili, cioè i personaggi. Guarda, sai che una stella in faccia fa male? Sì, lo sai, infatti mi hai tirato una codata. Però è molto figa sta roba che si può trasformare in un drago. Un drago dell'acqua, eh. Olè! Adesso abbiamo anche Corrin! Ragazzi, mi sto troppo su, cavolo, che ho perso dei minuti di registrazione, ragazzi, adesso vado avanti su questo episodio perché non mi stanco di dirlo. Ok, adesso vediamo quale di questi sarà il percorso principale. Ma
Quelli che si spirito è uno scienziato. Ok, questo mi sembra già un pochino più semplice. Vediamo. Andros da Star Fox 64 3D è già uno scienziato. Robot Sonoro, no? Adam Markovic mi sembra il capitano. Beh, è uno scienziato, ragazzi. Andros da Star Fox, per appunto, 64. Cioè, avevo appena letto che veniva Star Fox 64, che è un altro famoso gioco che non riesco a finire, perché porca vacca, i comandi su Nintendo 3DS sono veramente una roba terrificante. Terrificante, ragazzi, veramente io non riesco a finire il boss finale, che tanto quello lì è Andros versione Nintendo vecchissimo. Figa la musica in sottofondo, questa è da Star Fox Zero in realtà. Vedi in mente che una volta avevo letto che Star Fox Zero era il remake di Star Fox 64. Poi andando a cercare Star Fox 64, avevo letto che è il remake dell'originale Star Fox, che è lo Star Fox di quell'Andros che vedete lì, il gay sullo sfondo, che in realtà è una sorta di armatura robot gigante o cose. Quindi Star Fox Zero sarebbe il remake del remake, cioè il primo remake di cui ho mai sentito parlare. Ale! E anche Andros ce l'abbiamo. Quindi insomma, avevo già spiegato che negli scorsi episodi... Attenzione, giusto intanto. Qui avevo già spiegato che negli scorsi episodi che là c'è un personaggio da salvare, vedi, quindi che questa era la strada secondaria. Robo Sodor, facciamo fuori da Piazza Mistcat Pass, Street Pass. Quindi insomma avevo già parlato negli scorsi episodi che ho registrato, che inizialmente avevo deciso, dopo aver finito le serie che ho in corso, quindi dopo aver finito Super Smash Bros, dove è iniziato la nuova era, tra parentesi, del canale, portando ben 6 serie, una dopo l'altra, nel senso prima finisco una, poi comincio l'altra, senza iniziare nel mente che non ho ancora finito la prima, insomma così, comincio a portare il gameplay in modo serio, dopo 4 anni di gameplay, ok. E quindi insomma avevo detto che erano 6 in principio inizialmente. L'ultima era Star Fox 64 3D, perché l'avevo appena preso, era un giocone che comunque era bello giocare, mi piaceva da matti. Sta di fatto che però quando sono arrivata al boss finale non riuscivo più a battere, ho detto no, allora sentite, io non porto un gioco che non riesco a finire per colpa dei comandi obbrobiosi, perché purtroppo sapete, c'è una bella differenza. Io non ho mai giocato in Nintendo 64, ma sono sicura che i comandi del 64 fossero più decenti, cioè fossero più manovrabili proprio per le dita, cioè fossero più decenti per le dita che per che i comandi del Nintendo 3DS, cioè non so se vi spiego, probabilmente i comandi del joystick del 64 era più portato per un gioco sparatutto piuttosto che un Nintendo 3DS, dove c'hai i comandi che tu tieni, poi anche una questione come tieni le mani, insomma tutte cose insomma che ti fa venire male le dita, ecco. Insomma, sono detta quindi anche per certe cose, così ho detto no, scusate, io piuttosto non lo porto. E quando finalmente dopo ho finito da me, da sola, che sarebbe stata una serie flash veloce come il lampo, che quello lo finisci più giorni, lo finisci in una giornata, lo porterò. Adesso non lo porto, penso piuttosto a portare solo il 5 che sono sicura di finire. Tanto qui abbiamo Crystal da Star Fox Adventure, ecco, sta, che è quello Star Fox in cui si combatte anche a piedi. Attenzione, ecco, c'è anche come assistente Crystal e dobbiamo sconfiggerla per levarci dalle scatole. Mannaggia! Raga, sei difficile con gli assistenti di mezzo. No! Vuoi continuare? Ce la devo fare.
Numero massimo di squadre salvate, posso avere fino a 99 squadre di spiriti, io non le salvo mai, uso sempre, cambio sempre, quindi la mia squadra è sempre quella lì, però cambio sulla metà formazione, ecco. Ma quanto mi sta sulle scatole quando riesco a fare i colpi caricati? Che cazzo ho perso? Congelare lo spirito. Più lo spirito è forte, più sono i PS più ottenuti quando viene congelato. Lo spirito di classe di valore elevato ha molto più valore. Sì, praticamente quando si congela lo spirito non lo vedi mai più. Dici addio, un po' come quando liberi i Pokémon in Pokémon. Stessa cosa, raga. E dovrei far fuori subito l'assistente. No, ragazzi, gli assistenti sono veramente un'arma di distruzione di massa. Cioè, lei che mi ammazza. Ragazzi, ce la posso fare, devo farla fuori il prima possibile. Tanto tengo sempre d'occhio il tablet, non sia mai che mi... Nuovamente dica registrazione non è riuscita, adesso cioè, sono in fissa con questo episodio, raga. Quindi il personaggio principale farebbe il Fates, sangue reale, discendente dei primi draghi, può trasformarsi in uno di essi. Oh, attenzione, corri nella serie originale. Finalmente sappiamo perché si può trasformare in un drago. Perché è l'erede, perché ha perseguito l'eredità dai draghi. Da protagonista di Fire Emblem Fates. Dai, katana! Io ci devo riuscire con Greninja. Poco, ormai tra questa meta che ho sbassato carte per conficcarti di terra, poi uso terremoto e quindi sicurati di scappare in fretta. Ok, Jigglypuff fazione dopo aver usato Count. Quando riesco a leggere i. Meglio, riesco a fare riesco a leggere i caricamenti del riprova che non i caricamenti di quando entro in ca... di quando esco, di quando finisco. Cioè, sto partendo il cannone della Great Fox. Noi siamo su Cornelia, sì, siamo su Cornelia. Il pianeta iniziale del gioco di Star Fox 64. Aiuto. Che a giudicare la grafica però è la grafica di Star Fox Zero. Niente, ho proprio preso Crystal, ma è un assistente che non posso farlo fuori come... Adesso voi due. E che c'è? Lei il problema. Grazie ragazzi, fatemi... Grazie ragazzi, fatemi il tipo. Voi del pubblico immaginario. Non so se sentite, se ascoltate bene fa il nostro tipo. Greninja! Greninja! No, ce la fa con la serie originale, volevo leggerlo. Vabbè, chi è il personaggio qui? Wolf!
uno degli antagonisti principali di Star Fox. Mazza che gabbia che mi ha fatto quando ho dovuto affrontarti in Star Fox 64 3D per conto mio, ovviamente, perché non ho mai portato il gioco. Non sto a ripetere il discorso che ho fatto qualche minuto fa, comunque se sapete che è Daffy Duck, che è potentissimo, è già comparso come personaggio giocabile in Brawl, non si sa perché poi in Super Smash Bros. 4 non l'hanno più messo. Adesso ce l'abbiamo, anche lui è agilissimo, quindi abbiamo ancora un personaggio agile. Ecco qua. Qui cosa? No, qui c'è il forziere. Ok, dopo aver sclerato per prendere cristal e aver preso facilmente Wolf, torniamo sui nostri passi. Questa strana dimensione brutta dove dopo il boss c'è anche, ci sono anche Tenebre e Chiara. Guarda questi spiriti, compongono un dodo musicale. Ok, vediamo. Le tre sorelle maghe, ha detto due, e quindi Tenta e Cool. Questo è il giornalista, gangster, donna e poliziotto, ovviamente sono tentacool, diciamo che sì, sono abbastanza facili come indovinelli, eh? Cioè, questo è abbastanza facile. Però l'altro di prima, guarda questi spiriti, non ho sentito qualcuno, cioè, rimane un pochino di te detto, finché non vedeva che il terzo era un marinaio, quindi aveva detto no, ok, allora ma io ho sentito per forza la sentita. Oh, mi sono dimenticato di mettere... Oh, intanto vediamo che le tentacool sono degli assistenti. Praticamente seguo lo schermo. Ciao ragazzi, grazie per la performance, eh. Mi sono dimenticato di mettere Wolf. Vi siete una scema. È andata, manca l'altra. No, niente, hanno riscritto lo schermo, porca vacca, sono uscita prima. Aspettate, riproviamo questa volta, però mettiamo Wolf, perché, scusatemi, mi sono dimenticata di metterlo. Vediamo Wolf, eccolo qua, subito l'ho visto, eccolo qua. Il nostro cattivissimo Wolf. Ah, mi sono dimenticata di dire che è a comando da Star Wolf, cioè Fox è a comando da Star Fox, e è a comando da Star Wolf, sono dei pirati spaziali. Mica dei vecchi tipi, perché c'ho dei tipi loschi. Dai, tu sei arti, Wolf, te che sei un lupo. Guarda, ragazzi, è fortissimo Wolf. Sono tutti forti i personaggi di Super Smash, il punto è che alcuni non li so usare. Tu che cittadini... No, niente. Ok. Era questa, comunque, perché l'abbiamo vista anche cantare, come, quindi se non è un duo musicale loro, non so chi poteva essere. Facciamo fuori tutti questi tre spiriti e poi andiamo avanti. Le tre sorelle maghe da Kirby, l'ultimo Kirby se non sbaglio, quindi quello per Nintendo Switch che ancora non ho, strano, perché io cioè, ho giocato a Kirby, cioè... Perché io seguo la serie di Kirby da Kirby tipo Deluxe, quindi primo Kirby per 3DS. Quindi perché dopo dico, perché dico seguo, perché poi ho cominciato, perché poi dopo è uscito anche Kirby Retro, a volte mi sono preso anche quello, e poi adesso teoricamente che è uscito quello lì, che non mi ricordo come si chiama, che poi è uscito anche quello per le cose come le... non ho ancora preso stranamente quello lì in stile appunto 3D, cioè... Non ho ancora preso stranamente il... quel Kirby lì per Nintendo Switch. Anche tra l'altro adesso proprio appunto c'ho la Switch. E voi direte, ma perché già la? Perché probabilmente mi sono stanco con loro per un periodo in cui non mi interessa più tanto i giochi di Kirby. Comunque sia, ogni tanto quando mi capita lo prendo in mano i giochi di Kirby, così tanto per giovicchiare un pochino, perché sono comunque molto carini e molto belli. E molto tosti a volte. Allora, questo è il giornalista, non so, assolutamente musicale.
Ovviamente vengo da WarioWare. Stavo facendo Uncharted e si sta pegando con la Versailles. Che palle! Title theme da Punch Out. Perché quella che fa le foto? Perché quella che fa le foto non ho capito perché? Che è? Riguarda giornalismo? Beh, sapete che fa questa roba qua, questa qui. Fa le foto? Che tanto è quella che ci protegge dal terreno sonnifero, tipo. Fa queste cose qua, che fa le foto e teoricamente ammazza gli spiriti. Ammazza i fantasmi, teoricamente. E ci fa danno. Gangster, donna e poliziotto. Attenzione. Facciamo fuori l'ultimo spirito dell'episodio sperando che non mi dia registrazione, non riuscita. Sconfigge il personaggio principale che è Wolf, attenzione, Wolf contro Wolf. Cioè Wolf ha preso tempo il poliziotto o il gangster? Come al solito faccio fuori tutti meno che quello principale, che lo faccio fare per tutti, ok, perfetto. Beh, ovviamente come al solito il personaggio originale vince sempre.